La Santanchè in questo momento non era prevista, ma non certo per ragioni di opportunità, semplicemente perché non possiamo fare a luglio una festa di 30 giorni per poter dare spazio a tutti. La Santanchè comunque gode della nostra incondizionata amicizia e solidarietà. Non c'è quindi imbarazzo per partire nei confronti di questi tre esponenti così di peso che sono coinvolti in modo così pregnante in vicende al centro delle polemiche? No, sinceramente c'è imbarazzo nel fatto che l'Italia, dopo essere stata ostaggio di questi scontri tra magistratura e politica, sia tentata da ricominciare una procedura che invece i cittadini, prima che i rappresentanti del popolo, hanno scartato. Non sono appassionati i cittadini italiani a rivedere ancora una volta lo scontro che v'è stato quando la magistratura si mobilitò pesantemente contro Silvio Berlusconi. No, io ritengo un'altra cosa, ritengo che c'è troppa attenzione mediatica rispetto a un fatto che semplicemente appartiene alle competenze, nel caso la magistratura questo dovesse riscontrare, alla magistratura e quindi a un percorso che non c'ha niente a che spartire con la politica fa il suo viaggio, traccia il suo itinerario e ha il compito di rispondere ai cittadini. Se la magistratura ritiene che qualcuno si sia mal comportato, aprirà un'inchiesta, farà delle indagini, stabilirà delle procedure. Non mi interessa alimentare uno scontro tra politica e magistratura, anche perché sono sicuro che la magistratura è un ordine dello Stato imparziale e che il 90% dei magistrati fanno il loro dovere, il loro lavoro e sono apprezzati da tutti i cittadini, e noi facciamo affidamento soprattutto su questa maggioranza silenziosa. Poi c'è anche qualche facinoroso, c'è anche qualche persona troppo schierata che ostenta il proprio schieramento. C'è una storia critica che spero che nessuno abbia intenzione di dimenticare, perché voglio ricordare che c'è stato uno scandalo manifestato da Palamara, dell'Associazione Nazionale Magistrati, attraverso il quale abbiamo scoperto che le procure della Repubblica erano lottizzate dalle correnti interne al Partito Democratico, abbiamo scoperto che venivano lottizzati i posti nel Consiglio Superiore della Magistratura, quindi sono tutti passaggi che ci hanno un po' stupito e anche un po' preoccupato, che dimostrano solo e soltanto che c'è bisogno di riformare la magistratura e di renderla distinta e distante dalla politica e dai suoi capricci.